diamo subito inizio alla nostra serata, che poi è anche quella iniziale di questo ciclo, ormai il terzo anno che con Valeria ci diamo da fare per cercare di tenere vivo il desto l'interesse sulla storia, in particolare sulla storia contemporanea. Anche il ciclo di quest'anno, che ha un carattere marcatamente novecentesco e tematico, come avrete visto nel programma, abbiamo cercato di focalizzarci su alcuni dei nodi storiografici che attraversano il Novecento, appunto con una marcata impostazione contenutistica, in modo tale che gli specialisti ben noti che interverranno siano in grado di orientare non soltanto sugli elementi fattuali, ma naturalmente anche su quelli di carattere interpretativo, perché ormai diciamo, ognuna di queste tematiche si presta a una pluralità di approcci, di interpretazioni. Sarò brevissimo anche per ragioni organizzative, perché stasera per una serie di motivi dobbiamo finire, diciamo, quanto prima, no? E dobbiamo andarcene prima delle 8. Non ho ancora cominciato, già mi dicono che devo finire quanto prima. Vabbè, è così. Così è, sono i tempi. Appunto, stasera uno dei temi fondamentali, il professor Dorsi ci presenterà quello che sotto un certo aspetto può essere considerato una delle linee guida del Novecento, l'esperienza seguita alla rivoluzione russa e poi sviluppata in tutta una serie di altre esperienze che si sono intrecciate con varie altre dinamiche, ma insomma in qualche modo riempiendo, che si sia o che non si sia d'accordo con diciamo il grande storico Hobsbawm, che in qualche modo ne ha fatto la chiave di volta di un intero secolo, certamente non si può negare che soprattutto per quanto riguarda poi la dimensione geopolitica sfociata nella guerra fredda, sia forse più ancora per quanto riguarda, diciamo, la capacità di orientare movimenti, linee politiche che hanno in qualche modo interessato tre continenti o quattro, se volete, il tema dell'esperienza comunista rimane centrale, fondamentale, insomma, sulla quale forse appunto è anche bene che in qualche maniera si inizi in questo modo. Va bene, credo forse di aver già parlato troppo, per cui do la parola al professor Dorsi e buona serata a tutti. Beh, un applauso non si fa, dai, no, incoraggiamento a questi giovani, dai. Grazie. Allora, il tema qui sarebbe il comunismo nel Novecento, una penombra da Lubianchio. Va bene. Anche se dobbiamo parlare del Novecento, non possiamo non cominciare con i padri fondatori. E in realtà faremo anche qualche salto più indietro. In realtà io che non sono preparato e quindi ho usato un espediente furbesco, vi mostro le figurine. E seguendo la traccia delle figurine vi racconto delle storie. Storie di fatti, storie di idee, storie di fatti e anche di misfatti, naturalmente. Abbiamo detto non possiamo non cominciare con i padri fondatori, perché la storia del comunismo, che ha delle fasi diverse, ha un punto di svolta, un turning point, con l'opera di questi due giovanotti, che sono, come vedete, Friedrich Engels e Karl Marx. E qui vediamo anche un'immagine familiare, con la rispettiva famiglia. E dall'opera di Marx, o Marx Engels, voi sapete che l'anno scorso è stato l'anno marxiano, che peraltro ha una coda, sono appena reduce da un nuovo convegno su Marx, è stato una straordinaria fioritura di pubblicazioni, edizioni, convegni, dibattiti, e è ricominciata un quarto tentativo di pubblicazione dell'opera omnia di Marx Engels.
tutti i tentativi cominciati dal primo e del 1927 sono finiti a schifio, cioè non si è mai riusciti ad andare avanti, e sono finiti male spesso in relazione alle vicende istituzionali dei regimi che si sono ispirati all'opera di Marx e di Engels, che è bizzarro, oppure per interventi di regimi successivi. Pensiamo a una delle vicende che hanno tormentato il tentativo di far pubblicare un'opera omnia di Marx ed Engels, fu interrotto in Germania dall'avvento ovviamente del nazismo. Ma in realtà, se noi volessimo tracciare una storia più ampia del comunismo, dovremmo evidentemente partire perfino più indietro. Molti, parlando di comunismo, identificano la vicenda, il punto d'inizio di questa vicenda, nei tentativi utopistici, e quindi tirano in ballo la Repubblica, cioè la Politeia di Platone, e così via. Andando avanti con un salto spericolato, dovremmo almeno citare i fondatori del moderno pensiero utopico, vale a dire Thomas More e Tommaso Campanelli, due Tommaso, Tommaso More e Tommaso Campanelli. E siamo tra l'inizio del Cinquecento e l'inizio del Seicento. E proprio nell'opera famosissima di Campanella, un'opera che Campanella scrive in prigione senza avere sotto mano nulla, affidandosi soltanto alla sua memoria e alla sua intelligenza, l'opera che lui scrive prima in italiano, poi la tradurrà in latino, una vicenda complicata anche sul piano editoriale. Oggi non abbiamo per esempio un manoscritto originale, naturalmente, siamo nel 1602. Nella Città del Sole, Campanella, che come sapete finge, no, c'è una narrazione in cui si finge un naufragio di una nave e i marinai di questa nave arrivano su un'isola non segnata sulle mappe e lì scoprono una popolazione che vive, dice Campanella, vive filosoficamente in comune. Ecco, quella è una delle prime rappresentazioni di una società comunista che in parte troviamo già in Tommaso More. E proprio perché Tommaso More è stato considerato un progenitore del comunismo, benché sia stato poi un martire della Chiesa Cattolica, perché fu decapitato, come sappiamo, per difendere la Chiesa Cattolica, nel tentativo di sottomettere la Chiesa alla monarchia inglese, benché sia stato decapitato e sia stato un martire della Chiesa Cattolica, passarono poi 4 secoli prima che venisse beatificato, un caso abbastanza particolare. Il termine comunismo comunque comincia a diffondersi nei primi dell'Ottocento, in realtà, e lo troviamo spesso però appunto in trattati utopici, e di varia natura, ma sostanzialmente in trattati utopici. Dobbiamo arrivare proprio a Marx ed Engels perché ci sia un salto. E come scriverà poi, siamo negli anni Ottanta dell'Ottocento, come scriverà Engels, che fu e si considerò sempre con molta modestia semplicemente il secondo violino, l'aiutante, il collaboratore di Marx, anche il sostentatore economico, diciamolo, e anche sul piano morale, è stato veramente un sodalizio unico nella storia, credo, del pensiero non solo politico dell'umanità. Ebbene, Engels parlerà della novità che porta Marx come un passaggio dal socialismo utopistico al socialismo scientifico. E nello stesso manifesto del Partito Comunista, come sapete, il testo canonico che poi diventa uno dei libri più tradotti, pubblicati nel mondo, nella storia dell'umanità, nel manifesto c'è anche una critica, diciamo, delle esperienze di socialismo utopistico. Ma il termine comunismo in realtà non è ancora diffuso, e il fatto che Marx, che di fatto è lui che scrive il testo, con la collaborazione anche un po' di alcuni familiari, in particolare la moglie Jenny, e Engels naturalmente, viene usato deliberatamente il termine comunismo nel manifesto, in questo piccolo testo diviso in 4 parti, manifesto del Partito Comunista, viene usato deliberatamente 2 parole che non sono, come dire, non circolano molto. Sia partito è un azzardo, non esiste un partito comunista,
non certo nel senso in cui noi possiamo intendere partito oggi, o in cui si intenderà a partire almeno dagli anni 70 dell'Ottocento, quando nasce la socialdemocrazia tedesca, che sarà a lungo il partito guida della, diciamo, della, tutto il movimento proletario internazionale, sia il termine partito che il termine comunista sono due azzardi. Non esiste veramente ancora un partito in senso moderno e non esiste ancora il comunismo come movimento organizzato. Né sarà il manifesto, il testo di Marx ed Engels a far nascere un movimento comunista, ma è proprio una sfida, per così dire. È anche un modo per differenziarsi, differenziarsi dalla tradizione socialista, che era sicuramente era piuttosto radicata, insomma. Ecco, questa storia appunto quindi comincia con loro, e qui sono una classica icona, questa non c'entra nulla, ma ogni tanto sono, non sono riuscito a numerarle tutte, quindi ogni tanto dobbiamo, sì, questo è lui. Siamo, perché non mi va avanti? Lo sapevo che non mi avete dato un mouse. Tecnico? Va bene. No, lascia stare, lascialo stare, lascialo stare. Lascialo stare. In fondo la viola ci sta bene. Allora, la produzione di Marx e Engels è una produzione di varia natura, filosofica, economica, sociologica, politologica e storiografica in senso proprio. Tra l'altro in varie lingue, Engels, tra l'altro Engels scrive correntemente in più lingue, tra di loro sì, il loro carteggio è un carteggio scritto di solito in tedesco ma anche in francese e in inglese, tra tre pagine in spagnolo, tra in italiano, anche in portoghese. Engels era un poliglotta che conosceva 12 lingue. Ma diciamo, là, tra l'altro appunto, tutta questa produzione, noi non abbiamo ancora un'edizione attendibile e completa. Esistono ancora degli inediti, che sono in parte ad Amsterdam, che è una buona scusa per andare ad Amsterdam, se devo vedere, mamma, devo andare a vedere gli inediti di Marx, ecco. Sì, ma cosa deve fare da me? Cioè gli inediti di Marx da vedere. La produzione di Marx ed Engels in realtà appunto avvia, come dire, una simbiosi tra due ismi, quello che si chiamerà il marxismo e che nasce da Marx, nasce essendo ancora vivo Marx, il quale a un certo punto prenderà le distanze, ripetendo spesso la frase ai giornalisti che lo intervistavano, che non era marxista, no? Cioè, ma la simbiosi tra questo ismo, il marxismo che nasce da Marx, essendo Marx ancora vivo, e il comunismo, cioè cominciano a diventare sostanzialmente sinonimi, insomma, si comincia a parlare di un comunismo idest marxismo. Questo in realtà poi produrrà dei problemi, perché quando nasce la prima internazionale, cioè l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, Arbeiter, che qui i filologi stanno discutendo da alcuni decenni se in italiano dobbiamo usare il termine operai o lavoratori, comunque l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, che viene fondata da un gruppo di perseguitati politici che si ritrovano a Londra, e siamo nel 1864, appunto, nasce questa AIL, l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, in cui però appunto i due ismi, marxismo e comunismo, vengono messi in crisi, perché c'è una componente comunista ma anarchica, e quindi qui c'è già il grosso dissidio, che viene anche declinato sotto forma di autoritari e anti-autoritari, quindi Bakunin contro Marx, per così dire, o Marx contro Bakunin. Nei carteggi dell'uno e dell'altro ciascuno parla malissimo dell'altro, uno zoticone, un grullo, un grosso bufalo, cioè espressioni molto colorite, ma quando si scrivono tra di loro hanno però, come dire, maggior garbo, maggior garbo. Però questo per dire che questa unione marxismo-comunismo non viene accettata correntemente. E come sapete la prima internazionale finirà con una scissione, che è la prima di una serie di scissioni che caratterizzeranno il mondo della sinistra sul piano internazionale. All'interno di questo mondo, appunto, essendo ancora vivo, cominciano le dispute, come sappiamo. Cominciano le dispute su quale significato si debba dare ai postulati fondamentali del comunismo.
quelli che poi a un certo punto il solito Engels, che è il grande volgarizzatore del pensiero di Marx, il grande popolarizzatore del pensiero di Marx, chiamerà i principi del comunismo. In questo, diciamo, nel periodo che va tra gli anni 60 e gli anni 80, Marx muore nel 1883, per fare un termine di paragone cronologico, è l'anno in cui nasce Benito Mussolini, tanto per darvi un'idea, no? In questo periodo che va dagli anni 60 agli anni 80, in cui Marx sta scrivendo affannosamente Il Capitale, di cui pubblicherà soltanto il primo volume, 1867, poi rivedendolo infinite volte, abbiamo almeno una decina di redazioni diverse nelle varie lingue, qui Marx interviene correggendo, infatti l'edizione che si sta facendo adesso in Germania è mostruosa, perché stanno cercando di recuperare tutte le varianti, è un'opera proprio alla tedesca, mostruosa, mostruosa. Anche se hanno ridotto i 175 volumi, sono diventati, mi pare, 155 adesso, di circa 1000 pagine l'uno, quindi siamo pronti per affrontare a navigare questo mare. Nascono le correnti, il comunismo si fraziona, per così dire, si fraziona. E soprattutto poi, dopo la morte di Marx, 83, rimane vivo Engels, che gli sopravvive per 12 anni, fino al 1895. E non essendoci più il fondatore, per così dire, tutti faranno riferimento a Engels come l'interprete autorizzato, per così dire, il papa del marxismo, posto che poi sarà preso, quando muore Engels, da Karl Kautsky, che però sarà accusato poco dopo da Lenin di essere un cane rinnegato. Tanto per darvi un'idea anche della urbanità dei modi, delle cortesie che si usano costoro. Marxismo, idest comunismo, viene spesso appunto sottoposto a una serie di critiche, perché in realtà ha un certo successo sul piano intellettuale e comincia a averne anche sul piano organizzativo. Nei rapporti di polizia del tardo Ottocento in varie nazioni, Italia, Francia, Germania, Inghilterra, non si parla di comunisti, si parla però più di internazionalisti, considerati una setta, la setta degli internazionalisti, che sono i comunisti che fanno capo all'internazionale sostanzialmente. Però, essendo internazionalisti, recuperano anche gli anarchici o i socialisti, diciamo così, estremi. Bene, nelle dispute degli ultimi decenni dell'Ottocento, una delle critiche che viene mossa più ricorrentemente al pensiero di Marx e quindi alla teoria comunista, che da quel pensiero ha avuto poi il suo vero take-off, il suo vero decollo, è che quel pensiero e quindi quella teoria sono viziate da economicismo e da meccanicismo, cioè vale a dire l'idea che tutto venga comandato dall'economia. Allora il povero Engels deve continuamente fare come le sorte di comunicati stampa in cui deve precisare che le cose non stanno così, che Marx ha insistito sull'azione bilaterale tra strutture e sovrastrutture, che certo però in ultima analisi l'elemento determinante, ma dice, ripeto, in ultima analisi, sono i rapporti sociali di produzione. Quindi gli elementi socio-economici. Insomma, è un mondo che già nel suo primo formarsi è un mondo, diciamo, rissoso. Qui abbiamo un'immagine ancora del giovane Antonio Labriola. Perché mettiamo Antonio Labriola nella nostra galleria? Labriola morirà purtroppo all'inizio del secolo, è nato nel 1843 e muore nel 1904, una grave perdita. Labriola è stato il più grande marxista italiano. Vabbè, poi c'è Gramsci, ma Gramsci è un caso a sé. Con Gramsci comincia un altro capitolo, per così dire. Il più grande marxista italiano che soprattutto dà un contributo importante per intendere il marxismo e il comunismo scientifico, che lui chiama comunismo critico, e questo è un dato molto interessante, insistendo su suo carattere antideterministico, antimeccanicistico e antieconomicistico, vale a dire rifiuta le interpretazioni che vedono il comunismo come movimento pratico, movimento politico che nasce dal marxismo, come di un movimento fondato su una teoria appunto che
in modo meccanico stabilisce una correlazione tra l'economia e la politica, tra l'economia e le idee, le dottrine, la religione, le istituzioni, eccetera, eccetera. È un contributo importantissimo quello di Labriola. Purtroppo Labriola non ha scritto molto e arriva al marxismo tardi, arriva attraverso una lunga esperienza filosofica e giuridico-filosofica, si è formato sui grandi pensatori, appunto, e tra i suoi, come dire, allievi, per così dire, ci sarà il giovane Croce, Benedetto, il quale appunto si invaghisce talmente di questo maestro, perché Labriola era veramente un maestro socratico che scriveva poco e affidava soprattutto all'oralità la sua lezione, e per un curioso e crudele destino morirà di un cancro alla gola. Cioè lui che... E soprattutto anche il carteggio tra Croce e Labriola è molto interessante da questo punto di vista, perché Croce, che invece era un lavoratore infaticabile, no? Che scriveva, lavorava 18 ore al giorno, insiste continuamente con Labriola dicendo: ma perché non scrivi? Ma fai una pubblicazione, cioè, non devo mica fare concorsi, no? Cioè, fare pubblicazione, no? Il grande problema dell'università, fare pubblicazione. E Labriola invece, che è un napoletano pigro, per così dire, dice: no, ma lasciatemi stare. E preferisce appunto affidare all'incontro diretto con gli allievi, con i colleghi, con i compagni. E a un certo punto entra nel Partito Socialista e cerca di portare un po' di dottrina di Marx nel socialismo. Impresa non facile, perché in realtà il socialismo italiano di Marx aveva ben poca conoscenza. Molto raffazzonata, molto casuale, si conosceva il manifesto del Partito Comunista e poco altro, insomma, e lo si interpretava in maniera diciamo molto discutibile. Queste dispute arriveranno poi a un punto di svolta con un grande personaggio della socialdemocrazia tedesca, appunto il partito che sarà il partito leader fino al 1914, a partire dal 1875, che si chiama Eduard Bernstein. Il quale Bernstein, che è un marxista, si considera un marxista e si dichiara marxista, però dice: il pensiero di Marx andava bene finché Marx era vivo, andava bene, cioè sono cambiate rapidamente le condizioni storico-sociali e economiche, occorre prenderne atto. Occorre quindi fare la stessa cosa che la natura fa per, come dire, gli elementi della natura fanno per sopravvivere, cioè ciò che aveva insegnato Charles Darwin, vale a dire l'adattamento. Darwin ci dice che le specie animali e vegetali che resistono non sono le più intelligenti, non sono le più forti, ma sono quelle che hanno la maggiore capacità di adattamento. Stessa cosa dobbiamo fare noi marxisti, noi comunisti, dobbiamo adattarci. Dobbiamo, come dire, adattare la teoria alle mutate condizioni. E quindi comincia da allora una disputa fortissima, perché in realtà con Bernstein comincia quello che si chiama il revisionismo socialista. Non trovo, volevo mostrarvi, vabbè, non importa. No, ma perché non va indietro, va solo avanti questo, poi ogni tanto si blocca. Il mouse. Vabbè, andiamo così, proviamo con questo, dai. Si blocca. E c'erano le freccette, ma le freccette indietro, perché non mi va indietro? Scusate, questo è un computer dell'anteguerra. Questo l'avete riconosciuto? L'avete riconosciuto? No, indietro, andiamo indietro. Se no, scusami, vai sulla schermata, la schermata. Con tutte quante le icone, quindi chiudi lì. Ok, sì, va bene, lascia pure lì, grazie. Sì, lascia lì. In questa disputa, sostanzialmente appunto con Engels, cioè con Bernstein, nasce il revisionismo socialista, ma il revisionismo marxista, che significa sostanzialmente sul piano pratico il riformismo socialista. In pratica, fondandosi appunto su
a partire anche da uno scritto di Engels, l'ultimo scritto di Engels, che in realtà poi si è scoperto che è stato manipolato dai dirigenti del Partito Socialdemocratico, possiamo dire questo. Questa signora molto, no, col suo cappellino, in realtà questa signora col suo cappellino, che sembra una signora che è tranquilla, che va a prendere il tè con i pasticcini, è stata una rivoluzionaria formidabile, che aveva anche un coraggio fisico straordinario, che ha passato gran parte della sua breve esistenza in prigione. Rosa Luxemburg, di lei stiamo parlando, interviene in questa disputa che si svolge dal 1895 e soprattutto dal 99 in avanti, quando esce l'opera di Bernstein, I presupposti del socialismo, i compiti della socialdemocrazia, fino alla guerra mondiale e fino alla svolta successiva del 1917. Questa disputa, appunto, Rosa interviene in maniera molto, molto diretta, molto franca e diretta, come si dice nel linguaggio diplomatico, per contestare le tesi di Bernstein, che sostanzialmente sono tesi che dicono, sul piano pratico, non ha più senso parlare di rivoluzione, perché ormai le conquiste che il movimento operaio ha ottenuto attraverso il riconoscimento dei sindacati, attraverso una serie di leggi che proteggono il lavoro femminile, minorile, il riconoscimento della la creazione della cassa mutua, la cassa malattia, eccetera, eccetera, perché rischiare facendo azioni violente? Tanto vale, appunto, accontentarsi, perché in fondo quello che conta non è il fine, ma è il movimento. La frase famosa di Bernstein, la sapete tutti, ogni tanto lo leggiamo anche sulle cartuscelle dei Baci Perugina: per me il fine non è nulla, il movimento è tutto. Dove per movimento si intendono due cose: si intende l'andare verso il socialismo, ma senza aspettare, e si intende anche però il movimento proletario. Quindi si intende movimento nel senso di organizzazione e si intende movimento nel senso di moto al luogo. La posizione di Bernstein è fortemente imbevuta di positivismo, che, come dire, da questo punto di vista significa evoluzionismo delle specie, evoluzionismo delle società e quindi anche delle ideologie politiche. E quindi il comunismo comincia, non si dice che venga messo da parte, ma si dice, come dire, che possiamo tenerlo come un orizzonte, ma intanto la cosa importante è migliorare le condizioni dei lavoratori. Il dibattito che comincia dunque a partire da Bernstein viene sintetizzato da Rosa Luxemburg, che è stata non solo una grande combattente, ma una straordinaria pensatrice, una teoria, cioè fa anche i comizi, cioè vi dico solo questa, viene mandata a fare i comizi agli operai polacchi, no? Che erano tutti tendenzialmente nazionalisti e poco progressisti, diciamo così. Ebbene, Rosa dice, ma perché dobbiamo accettare l'alternativa? Noi comunisti, lei dice ancora, è il lemma prevalente socialdemocratici. A un certo punto lei ne dirà, ma la vogliamo smettere questa socialdemocrazia? Noi siamo comunisti e non dobbiamo avere vergogna di dichiararci comunisti. Bene. Fino a quel momento però, appunto, c'è questo equivoco, che è un equivoco lessicale, di fatto lei intende i comunisti, perché dobbiamo accettare l'alternativa riforma o rivoluzione? Reform o revoluzione? Non è un'alternativa. Noi siamo per la rivoluzione, che è un cambiamento radicale. Ma non è che ci fa schifo le riforme. Anzi, ben venga ogni tipo di riforma che serva a migliorare le condizioni di vita dei proletari, ma lo scopo rimane quello. Lo scopo non è ottenere la legge delle 8 ore o la cassa muta. Lo scopo è una società di liberi e uguali. Lo scopo è una società in cui non ci sia più lo Stato, perché non ci saranno più le classi. Questa è sempre lei, abbiamo pochissime immagini. Questo è il suo sodale, non è il suo fidanzato, ve lo dico subito. Sodale perché compagno di tante battaglie, diciamo che la testa era lei. Lui era un grande oratore, un avvocato, un grande militante, Karl Liebknecht, e finiranno tragicamente esattamente un secolo fa, il 15 gennaio 1919, uccisi barbaramente per ordine del governo socialdemocratico tedesco. Loro sono i protagonisti della cosiddetta rivolta spartachista, il partito comunista
che hanno creato, anche se bisogna dire che Rosa ha avvertito Carl che la cosa andrà male, cioè lei era, diceva, aveva considerato con molto realismo i rapporti di forza, ma Carl, che era un temerario, comunque finiscono uccisi nel giro di pochi minuti entrambi. Diciamo che sul piano teorico però c'è un contributo fondamentale, Rosa darà un contributo anche sul piano della teoria, naturalmente, parlando della teoria economica, un contributo fondamentale viene ovviamente, se lo troviamo, ecco questo qui, l'abbiamo visto qui, da questo signore qua, Vladimir Ilyich Ulianov, tra il 1902 e il 1917. Ci sono tre opere fondamentali che possiamo considerare di questi 15 anni. Il Che fare, l'imperialismo, fase suprema del capitalismo, Che fare 1902, imperialismo 1916 e Stato e rivoluzione 1917. Sono un trittico che forniscono le coordinate teoriche del pensiero del comunismo moderno, del moderno comunismo, e sono appunto opere di Lenin. Lenin, come sapete, è un pensatore, ma è anche un uomo d'azione, che ha alle spalle una serie di vicende, è stato imprigionato, suo fratello è stato giustiziato negli anni Ottanta come partecipante a una congiura, per una cospirazione per eliminare lo zar Alessandro II, erede del movimento dei populisti, diciamo, è stato, riesce poi a lasciare la Russia e passerà 17-18 anni in esilio in Europa. Verrà anche in Italia di passaggio, farà anche una breve vacanza a Capri, ci sono alcune belle immagini di Lenin che gioca a scacchi su una terrazza di un albergo dove viene ospitato, perché Lenin è proprio messo malissimo in arnese, ospitato da Maxim Gorky, scrittore, simpatizzante socialista, con altri esuli russi, tra cui Bogdanov e altri. E ci sono queste belle immagini, che si vede lo sfondo del mare sotto e Lenin che gioca a scacchi. Lenin all'epoca ha già pubblicato opere di varia natura, opere economiche, storiche, filosofiche, si è formato sul pensiero di Hegel, che gli considera un pensatore rivoluzionario. E dirà sempre che Hegel è stato, cioè di là gli dà lo spunto, interpreta la dialettica hegeliana come il motore teorico della rivoluzione. Nel Che fare, appunto, a partire dal Che fare, Lenin delinea dei pezzi di teoria comunista che non troviamo in Marx. Cioè, per esempio, la teoria del partito politico, che non c'è in Marx, la stessa teoria della rivoluzione, che Marx è appena accennato. Quindi sono complementi importanti, ma soprattutto nel Che fare Lenin ci dà, dà al popolo comunista un input fondamentale in cui sostiene che i proletari da soli non possono arrivare a un'ideologia comunista. I proletari da soli non possono che arrivare a una coscienza tredunionistica, dice lui, cioè sindacale, cioè vale a dire una coscienza volta al miglioramento delle condizioni pratiche di lavoro e di vita, che va benissimo naturalmente, anche Lenin come Rosa non dirà che ci fa schifo, anzi è tutto ben fatto questo, ma appunto i proletari hanno bisogno, citando Marx, di spezzare le proprie catene. E quindi per far questo occorre un organismo che sia in grado di far passare i proletari dallo stato della questa coscienza primordiale, un po' grossolana, tipo sindacale, a una coscienza veramente politica. Quel passaggio che Marx aveva indicato come il passaggio della classe operaia da classe in sé a classe per sé, cioè classe bruta a classe invece cosciente di sé, della propria forza e dei propri obiettivi, dei propri diritti, Lenin considera che questo non sia possibile su un piano di spontaneità. Qui c'è una disputa con Rosa, che Rosa è una che disputava con tutti, litigava con tutti, la quale Rosa invece, come sapete benissimo, è una teorica dello spontaneismo e ritiene che la classe può arrivare benissimo da sola alla coscienza,
politica, mentre Leni dice no, da solo non ce la fa. E quindi c'è bisogno di un input esterno. Questo input esterno da chi arriva? Deve arrivare da un elemento organizzato, il partito politico, che è il Partito Comunista, che lui vede come un manipolo di rivoluzionari di professione, che scelgono quello come chi sceglieva il cenobio, no? E diceva che così, la sua vita, come dire, da quel momento in avanti non poteva più avere aspetti esterni, cioè non esisteva più famiglia, affetti, niente. Tutta la sua vita era dedicata a Dio, a servire Dio, in questo caso a servire il pollo, il popolo, mentre il movimento marxista-leninista, servire il popolo. Vabbè. Questo sarà elemento di grosso dibattito, insomma. Aggiungete che qualche anno dopo, intanto con lo scoppio della guerra, Lenin dalla Svizzera poi vorrà andare in Russia, ma nel 17, quando raggiungono le notizie sulla prima rivoluzione russa, ma intanto, proprio pochi mesi prima delle notizie sullo scoppio della rivoluzione, Lenin ha pubblicato un'altra opera fondamentale, che è l'imperialismo, fase suprema del capitalismo. Un'opera che a leggerla oggi ci fa venire i brividi, perché sembra che stia disegnando i meccanismi della globalizzazione del neoliberismo. Cioè, straordinario, veramente straordinario. Descrive tutti i meccanismi, per così dire, per cui la finanza prevale sull'industria, per cui gli elementi militari prendono il sopravvento sugli elementi politici, per cui gli stati sono di fatto comandati da gruppi di potere che sono legati a grandi gruppi finanziari internazionali, cioè esattamente una descrizione del nostro tempo, perfetto. Che significa anche dare una base teorica di carattere socio-economico al movimento comunista internazionale, che è un movimento di esuli però sostanzialmente, perseguitati, sono spesso in prigione, un po' dappertutto, sono intanto con la scoppio della prima guerra mondiale nel 14 c'è la grande crisi della socialdemocrazia e del socialismo riformista. Perché? Perché, come sappiamo, i partiti socialisti voteranno a favore della guerra, a favore dei cosiddetti crediti di guerra. Quando giunge la notizia che in particolare la SPD, cioè il partito leader del socialismo mondiale, ha votato a favore il 4 agosto del 1914, Lenin, leggendo i giornali, sta sempre in Svizzera, crede che siano delle fake news, cioè crede che addirittura la reazione mondiale abbia fatto dei finti giornali per screditare il movimento proletario internazionale. All'inizio proprio non ci crede, dice non è possibile, perché quel voto della socialdemocrazia tedesca che distruggerà, rinnegando il principio dell'internazionalismo proletario, che è un principio fondante del pensiero comunista, rinnega anche... Date una mano alla signora. Che stavo a dire? Va bene, dai, recuperiamo. Dunque, la... Non ci credeva i giornali. Dovrà arrendersi all'idea e Rosa Luxemburg, la solita rompiscatole, in prigione, dice no, dovevamo crederci, dovevamo saperlo già prima, perché questi qua sono sempre stati degli anticomunisti. E fa un tentativo di disamina storica e teorica del socialismo tedesco dalle sue origini in avanti, tirando fuori i testi e dicendo ma guarda, cosa c'entra questo? E tenete conto che lo stesso Marx, buonanima, quando si tenne il congresso di fondazione della SPD, che nacque dalla fusione di due partitini socialisti, il famoso congresso di Gotha, Marx scrive una lunga lettera che manda a un compagno in cui
fa a pezzi il programma di Gotha e dici, ma questo programma è un programma borghese, non è un programma comunista, né un programma socialista. Bene, Rosa in qualche modo, allo stesso modo, rivisita tutta la storia del socialismo tedesco dicendo era destinato a fare una brutta fine. Però è cambiata la musica, mi pare. Era un tipo diverso. Comunque, nel superato questo shock anafilattico del tradimento della socialdemocrazia, che produce una grossa crisi, ma produce anche una spinta verso il comunismo, cioè a una separazione più netta del comunismo dal socialismo. È allora che Lenin dice, ragazzi, dobbiamo chiamarci comunisti, non possiamo continuare a chiamarci socialisti, perché i socialisti sono diventati dei traditori, sono diventati parte del sistema borghese. Quindi dobbiamo differenziarci già dal punto di vista terminologico, no? Nominalistico, insomma. Dobbiamo arrivare a una identità anche esterna diversa. Naturalmente poi il momento fondante di tutto questo è questa roba qua, è il 1917. Anche Lenin era sempre uno che non ci credeva tanto, perché quando gli arrivano le notizie, lui sta a Zurigo, che è scoppiata la rivoluzione, la prima rivoluzione in Russia, e che lo zar addirittura ha abdicato, e sono cominciati tutti gli eventi che poi sappiamo, anche all'inizio dice non ci credo. Non ci credeva, ma quando ne ha poi la conferma decide che deve partire e raggiungere la Russia. Essendo un perseguitato sul cui capo gravano capi d'accusa che prevedono anche la condanna all'ergastolo, i suoi compagni, c'è una nutrita comunità di esuli russi in Svizzera, come di esuli politici di varia nazionalità, di vario orientamento politico, ma cercano di dissuaderlo, di sconsigliarlo, ma lui, come sapete, se ne fregherà e partirà col famoso treno di Lenin. Il famoso treno di Lenin, che è un vagone ferroviario che fa parte di un convoglio che attraverso una lunga trattativa con la Germania farà un lungo tragitto, perché attraverserà la Svizzera, la Germania, e poi salirà in Svezia e poi scenderà attraverso la Finlandia in Russia. E lì comincia una fase nuova della storia del comunismo. Comincia una fase nuova in cui il momento fondamentale viene già delineato teoricamente dalla terza opera che abbiamo detto prima, Stato e Rivoluzione. È un'opera scritta da Lenin nell'estate, tra l'estate e il primo autunno del 1917, diciamo tra l'agosto e settembre del 17, più o meno. È un'opera che tra l'altro è scritta mentre Lenin è di nuovo gravato da un mandato di cattura del governo Kerensky, è dovuto scappare di nuovo, è scappato in Finlandia dopo essere rientrato, e intanto però nel quello che si chiamava fino allora, si chiama ancora Partito Operaio Socialdemocratico Russo, POSDR, e che poi diventerà Partito Comunista Russo, poi diventerà PKUS, c'è una disputa anche lì, c'è una disputa tra le due fazioni, in particolare appunto dei bolscevichi e dei menscevichi, cioè quelli di maggioranza e quelli di minoranza, sulla tattica, soprattutto sulla tattica politica. Vale a dire, Lenin, che arriva in Russia nell'aprile del 17, dirà subito: questa rivoluzione non è una rivoluzione comunista, noi dobbiamo fare la rivoluzione comunista, e quindi dobbiamo già attrezzarci subito per arrivare a far cadere il potere. Questa icona falsa, nel senso che questo è un fotogramma dal celeberrimo film Ottobre di Eisenstein, che è stato fatto per il decennale della rivoluzione, esce nel 28, in cui c'è la rappresentazione figurata dell'assalto al Palazzo d'Inverno, cioè la residenza dello zar, che è diventato sede del governo Kerensky, cioè dei governi provvisori, l'ultimo dei quali è quello appunto guidato da Kerensky. E appunto Lenin nell'aprile del 17 cerca di convincere i suoi compagni a andare oltre, a non fermarsi a quello stadio che non è quello di una rivoluzione in nome del comunismo.
La disputa, c'è una disputa teorica anche in questo caso, una disputa teorica che vede molti socialisti che intervengono, marxisti che intervengono, qui c'è Lenin accanto alla sua fidanzata, Inés Armand, poi vi faccio vedere anche la moglie, questa è la moglie, e sono due donne straordinarie che hanno collaborato sul piano intellettuale e politico con Lenin in maniera veramente notevolissima. Bene, la disputa che si tiene, che si sviluppa in quel torno di tempo è di nuovo se, se la Russia, se si voglia adattare, come dire, il comunismo seguendo in modo fermo la teoria di Marx, che è una teoria degli stati di sviluppo sostanzialmente. La teoria di Marx è una teoria secondo la quale l'umanità ha degli stati di sviluppo per cui, guardando al passato, in cui possiamo constatare che le società sono passate dalla società fondata sullo schiavismo, le società primitive, e quindi su un modo di produzione schiavile, le società antiche sono passate alle società del Medioevo fondate su un modo di produzione feudale e sono passate all'età moderna, quindi alla società borghese fondata su un modo di produzione capitalistico, quindi c'è un'evoluzione delle società, una serie di stati di sviluppo, si può prevedere che questa società, continuando gli stati di sviluppo, si potrà passare a una società superiore, così come quella borghese era superiore a quella feudale, alla società socialista fondata sul modo di produzione, quindi non più evidentemente capitalista. Ma Marx prevede anche degli stadi anche sul piano politico-istituzionale, cioè il socialismo come stadio preliminare al comunismo. La società comunista quindi sarà il punto d'arrivo. La società comunista è quella, come tutti sapete, anche questa è una frase che la troviamo dappertutto, in cui ciascuno darà secondo le sue possibilità e riceverà secondo i suoi bisogni. No. Quota 100, no, il reddito di cittadinanza sono un'esemplificazione della società comunista, naturalmente. E quindi, ma questo però Marx non si diletta. Marx, che in realtà è un pensatore realista con una vena di utopismo, esattamente come Machiavelli, realista con una vena di utopismo, non si diletta a descrivere la società comunista, non gli interessa. Gli interessa i passaggi, gli interessa piuttosto capire come si è arrivati al tempo presente e smontare le dinamiche del capitalismo, sostanzialmente. Quindi, in questa discussione teorica si ritiene che la Russia, molti ritengono, molti pensatori importanti, per esempio cito un italiano, Rodolfo Mondolfo, diranno che quella di Lenin non può essere una rivoluzione comunista, perché in Russia non c'è ancora il capitalismo. E quindi, poiché il comunismo viene dopo il socialismo, che viene dopo il capitalismo, è evidente, ergo, quella non è una rivoluzione comunista. E quindi si sono sbagliati, e quindi hanno fatto il passo più lungo della gamba, e quindi finirà sicuramente male. Qualcuno potrebbe dire che aveva ragione, ma da questo punto di vista. In ogni caso, lo spartiacque del comunismo comincia a diventare la rivoluzione. Quindi i comunisti sono coloro che si riconoscono nella necessità del cambiamento radicale, del rovesciamento dei rapporti sociali e del fatto che gli oppressi cancelleranno i rapporti che hanno fino a quel punto hanno subito di oppressione. Il fatto che la rivoluzione poi, la seconda rivoluzione russa, quella bolscevica, quella guidata da Lenin, avrà successo, evidentemente darà una torsione istituzionale al comunismo. Quindi nasce il comunismo come esperienza statuale. Dopo il tentativo, questo non c'entra, questo è Lenin poco prima di morire, vabbè, ha avuto già 4 ictus, poverino. Dopo, come dire, il primo tentativo della Comune di Parigi, 1871, che Marx definirà il primo esempio di Stato socialista della storia, che in qualche modo appunto fa una rivoluzione anche antropologica, cioè il fatto di abolire l'esercito e la polizia e sostituirle col popolo in armi, e la milizia popolare, il fatto di parificare stipendi e salari secondo
la misura del salario di un buon operaio specializzato, il fatto di rendere revocabili tutte le cariche istituzionali, eccetera, sono gli elementi del comunismo, dirà Marx. E quindi guardiamo, come dire, a questo esempio. Infatti, non a caso, Stato e Rivoluzione di Lenin, che vi citavo prima, si riferisce proprio alla Comune di Parigi, come esempio. Dobbiamo fare come la Comune. Ma, attenzione, la Comune è finita male. La Comune è finita in un bagno di sangue, se voi andate per l'ascese, c'è ancora il muro, no, dei federati, dove, come sapete, l'antica tradizione che nei cimiteri non valevano le leggi repressive, vengono inseguiti dai soldati del primo ministro Adolf Thiers e arrivano fino a un muro di chiusura e lì vengono ammazzati, sterminati a centinaia e centinaia. E ci sono ancora i segni delle pallottole, c'è una targa. Bene, allora Lenin dice, vogliamo fare la stessa fine dei comunardi? No. Qual è stato l'errore dei comunardi? Un errore che qualcuno potrebbe imputare al buonismo, no? Sono stati troppo buoni con la borghesia. Cioè, la borghesia è fetente, dice Lenin. Anche quando sembra sconfitto, anche quando sembra dire sì, sì, ma va bene così, in realtà sta preparando la riscossa. I comunardi hanno sottovalutato la capacità e la forza dell'avversario. Noi non dobbiamo fare questo errore. E quindi recupera un concetto che Marx ha accennato negli anni 50. Il concetto, che fa ancora oggi, fa tremare le vene e i polsi, di dittatura del proletariato. Lo strumento per evitare che la borghesia sconfitta torni al potere. Questo concetto per Marx è un concetto eminentemente democratico. E Lenin così lo interpreta a modo suo. Vale a dire, che cos'è lo Stato se non lo strumento di cui una classe o un gruppo di classi si servono per esercitare il loro dominio su un'altra classe, un altro gruppo di classi? Nella società capitalistica, lo Stato borghese implica il dominio di una minoranza, la borghesia è un'infima minoranza, in termini numerici all'epoca, su una stragrande maggioranza. Quindi è una dittatura di una minoranza su una maggioranza. Noi andremo al potere e rovesceremo i rapporti. La nostra sarà una dittatura della maggioranza sulla minoranza. E come aveva detto Tocqueville, 1835, pensatore liberale, la democrazia si fonda sul principio di maggioranza. Dice, certo, può essere in certi momenti veramente antipatica sta cosa, però non so trovare un altro principio. E il volere, dice, anche la tirannia della maggioranza. E là, infatti, lui dice, dobbiamo elaborare delle contromisure perché la dittatura della maggioranza, il dominio della maggioranza non diventi una vera dittatura. Bene, Lenin dice, bene, eserciteremo la dittatura della maggioranza, ma la considero uno stadio provvisorio. Le cose non andranno così, naturalmente. E Lenin dice anche, bisogna arrivare a una situazione in cui anche una cuoca, e qui le femministe hanno molto criticato questa frase, potrà dirigere lo Stato. Cos'hai contro le cuoche? Sei il solito maschilista, sessista. Perché, come dire, lo Stato... Lenin lo considera anche quello uno strumento provvisorio perché è fondato sulla coercizione. È l'organo che ha il monopolio della violenza, dirà Max Weber. È una situazione provvisoria. Lo Stato, essendo appunto l'organo di cui una classe si serve per esercitare il suo dominio su un'altra classe, quindi noi faremo lo Stato proletario che eserciterà la sua dittatura sulla borghesia, ma fino a quando a un certo punto le classi scompariranno e a quel punto lo Stato, Lenin usa un'espressione buffa, si addormenterà, si assopirà, e come in certe situazioni che tutti sognano forse, che bello morire nel sonno, ecco, muore nel sonno. Lo Stato muore, si assopisce e muore. E perché non c'è più bisogno dello Stato, perché le classi sono scomparse, però dice Lenin, per fare questo occorrerà un grande lavoro pedagogico e ne passerà di tempo. Ottimisticamente lui dice occorrerà almeno una generazione perché questo avvenga, almeno una generazione, molto ottimisticamente. E quindi lui considera sia lo Stato che la dittatura una condizione provvisoria.
ma non ha preveduto, come dire, la dittatura del partito all'interno dello Stato. Qui, comunque, torniamo un attimo indietro, questa immagine qua, Borta, politicamente la seconda internazionale, quella nata in luogo della prima, quindi era nata nel 1889, muore sostanzialmente con il voto a favore della guerra nel 14, per volere di Lenin si crea un'altra internazionale, la terza internazionale chiamata anche Comintern. Questa terza internazionale che nasce un secolo fa, nel marzo del 1919, però si vuole differenziare dalle precedenti internazionali, perché non è più una federazione di movimenti e partiti, è un partito, è il Partito Comunista Mondiale, o se volete il Partito Mondiale della Rivoluzione. E quindi tutti i movimenti e partiti che aderiscono all'internazionale sono semplicemente delle sezioni, no, come un glorioso Partito Comunista Italiano aveva centinaia di sezioni in tutti i borghi d'Italia, c'era la sezione PC, la caserma dei carabinieri e la parrocchia, sostanzialmente, la triade, la grande triade. Allo stesso modo, i partiti che aderiscono al Comintern sono semplicemente delle sezioni. Quando nasce il Partito Comunista d'Italia, Livorno, 21 gennaio 1921, scusate se dico cose note veramente anche ai passanti che stanno facendo shopping, quel partito nelle sue insegna recita Partito Comunista d'Italia, sezione italiana, sezione della Terza Internazionale. Questo che cosa implica? Che non ci può essere una vera autonomia dei singoli partiti, che le decisioni vengono prese dal centro sostanzialmente. E questo centro, che inizialmente, come dire, è un centro internazionale, seguirà un rapido processo di russificazione e, in particolare, con questo è il magnifico georgiano, come è stato chiamato, Iosif Vissarionovich Stalin, il quale appunto, come sapete, attraverso una serie di vicende, questa tra l'altro è una rara immagine di Lenin a colloquio con una delegata nel secondo congresso del Comintern, 1920. Qui abbiamo una galleria di defunti sostanzialmente, defunti in tempi brevi, che sono stati tutti ammazzati, defunti non di morte naturale, ma di morte innaturale, tutti, come dire, che ci riportano al magnifico georgiano, che devo dire politicamente ci sapeva fare e aveva stabilito che tutti quelli che la pensavano diversamente da lui erano non solo degli avversari, ma dei nemici. E i nemici, per citare sempre il solito grande Machiavelli, i nemici bisogna spegnerli, dice Machiavelli, che è una frase agghiacciante, no? E Stalin lo prende sul serio, bisogna spegnerli. Ora, noi sappiamo il grande avversario teorico di Stalin è costui, che qui in questa immagine, no, ha un'aria un po' sinistra, devo dire, ma infatti lui si schierava sempre all'estrema sinistra. Ora, come sappiamo, Lenin muore, cioè viene colpito dai primi ictus già nel 22 e rimane formalmente vivo fino al gennaio del 24, ma di fatto, cioè, è come no, quei sovrani che sono morti, anche il presidente algerino praticamente, abbiamo visto che era praticamente morto, ma si faceva finta che fosse vivo. Bene, la disputa teorica all'interno del comunismo mondiale più notevole è quella appunto che si verifica tra Stalin e Trotsky. Questa disputa ha molti aspetti anche di carattere personale. Trotsky è un fine intellettuale, un grande oratore, un uomo che ha viaggiato, ha fatto cose, vedeva gente, no? cioè, era un pondamerino, un grande oratore, un grande tombeur de femme, che veniva dalla borghesia. Stalin era un rozzo georgiano, di origine contadina, poco più che analfabetizzato, duro, severo, parlava male, non era un grande oratore, si incespicava quando parlava, non era in grado di fare grandi comizi.
aveva grandi doti organizzative e soprattutto aveva in mente una teoria del potere personale, bisogna anche dirlo, molto lucida, e persegue quella teoria in maniera scientifica. Ma ha anche in mente una teoria rispetto al comunismo. Come sapete, la disputa teorica è tra le frasi sono la, come dire, il comunismo in un solo paese, quella che è la posizione di Stalin, e invece la rivoluzione comunista si salva soltanto se è mondiale, o è internazionale o non è rivoluzione, che è la tesi di Trotsky. Tesi di Trotsky che presenta alcuni punti deboli. Allora, finito, creato lo Stato sovietico, nel 1922 nascerà l'Unione Sovietica, ma creare lo Stato, il primo Stato sovietico con la vittoria dei bolscevichi a Pietrogrado, poi la capitale viene spostata a Mosca, in realtà comincia questo il tentativo di esportare la rivoluzione, di cui Trotsky è a favore. Trotsky è stato il grande organizzatore dell'Armata Rossa, insospettabilmente ha grandi doti anche sul piano militare, cioè sul piano della strategia e la tattica militare. È il grande artefice dell'Armata Rossa e dei successi dell'Armata Rossa, che però, appunto, come sapete, comincia questa esportazione della rivoluzione sulle baionette, che però si infrange poi contro la reazione dei polacchi. Insomma, c'è questo grande scontro reazione-rivoluzione in Europa, che poi vedrà coinvolte potenze esterne, anche l'Italia darà un piccolo contributo, per, come dirà Churchill, bisogna ammazzare il bambino nella culla, perché altrimenti il virus che diffonderà infetterà tutto il mondo. E Churchill ci ha visto lungo anche lui. Infatti questo virus in realtà viene sconfitto in Europa, ma comincia a diffondersi al di fuori d'Europa. Cioè la rivoluzione comunista non vince in Europa. E tutti i leader vengono... Cioè l'uccisione barbarica di Karl Liebknecht e con Rosa Luxemburg, che abbiamo citato prima, è l'esempio canonico, insomma. Le rivoluzioni dei consigli in Germania, in Ungheria e così via, la fine del biennio rosso, va a potere il fascismo, eccetera, eccetera. Ma però questo movimento, questa ideologia, si diffonde al di fuori d'Europa, in particolare verso l'Asia, a quel tempo. Dunque, Trotsky continua a ritenere che il comunismo non possa vincere se non diventa internazionale. Stalin dirà, no, occupiamoci di... aiutiamoci a casa nostra, dirà in qualche modo. E quindi ha un progetto che anche, come dire, tiene conto di una serie di situazioni, ma soprattutto ha un grande progetto di modernizzazione furiosa quasi della Russia. Cioè, dobbiamo essere comunisti, ma dobbiamo industrializzare questo paese. Dobbiamo modernizzare questo paese. Dobbiamo... meccanizzare le campagne, l'agricoltura nelle campagne. Cioè, nella Russia del 1920 la grande maggioranza dei contadini usava aratri di legno tirati da, o da contadini o, quando andava bene, da un cavallo o da un bue. Stalin dice, ma sta roba qua noi come facciamo a trasformare comunisticamente il mondo? Dobbiamo diventare, se vogliamo spargere il seme del comunismo, dobbiamo diventare forti, dobbiamo diventare una potenza industriale. Cioè l'America, mo ti do io, voglio diventare come l'America, pure di più. E quindi, sotto la guida ferrea di Stalin, la Russia affronterà un percorso di modernizzazione, appunto, che ho definito furiosa, a partire dalla seconda metà degli anni 20, soprattutto negli anni 30, che non esiterà allo sterminio di quelli che si oppongono. E quindi, in particolare, la classe dei contadini ricchi, cosiddetti contadini ricchi, contadini culachi, prima attraverso le misure di collettivizzazione forzata, la storia è abbastanza complicata, nel senso che lo stesso Lenin si renderà conto già nel 21 che bisogna in qualche modo frenare la fretta che ci sta portando alla società comunista, perché il popolo non ci segue, e quindi introduce la NEP, la nuova politica economica, che è un passo indietro, insomma, passo indietro sul piano della realizzazione del senso della società comunista. Ma Lenin era uno che non faceva mai prevalere la dottrina sulla prassi. Anzi, lui diceva, dobbiamo essere in grado di adattare la teoria alle situazioni concrete. Situazioni concrete, quello era il punto fondamentale di Lenin. Quindi chi pensa che Lenin sia stato un pensatore dottrinario sbaglia completamente. Bene, tutto questo si svilupperà lungo gli anni 20, i primi anni 30 sostanzialmente. A un certo punto, perfino gli Stati Uniti
ultima potenza mondiale, riconoscerà formalmente l'Unione Sovietica. Arriverà nel 1933, arriva il riconoscimento degli Stati Uniti. Cioè, fino allora si è sperato in qualche modo che il potere comunista venisse meno in Russia, invece non viene meno e quindi a quel punto c'è il riconoscimento. Naturalmente, anche se a un certo punto Stalin dirà che proprio in quel periodo dirà siamo arrivati al comunismo, è una balla clamorosa, non è affatto arrivato al comunismo. E lo stesso Stalin farà anche poi a metà degli anni 30, nel 36, ci sarà una nuova Costituzione apparentemente democratica, ma proprio da allora cominciano le grandi purghe, espressione agghiacciante, devo dire, no? Le grandi purghe che cominciano già a metà degli anni 35, grosso modo, hanno una linea di sviluppo crescente nel 36, ma nel 37 c'è un balzo mostruoso. Cioè, se nel 36 vengono eliminati circa 400-500 mila persone, nel 37 sono alcuni milioni di persone. Stalin elimina tutta la classe dirigente bolscevica, innanzitutto. Infatti, noi potremmo anche dire che il comunista Stalin è stato il principale massacratore di comunisti, questa è la cosa bizzarra, per così dire. E in questo suo delirio, che ha una sua logica naturalmente, in questo suo delirio, una perversa logica, commette l'errore di eliminare tutta l'elite dirigente dell'armata rossa. E i primi anni di guerra per la Russia saranno terribili perché non ha più quel personale che si era formato invece nella rivoluzione, nella lotta contro l'impero tedesco prima e poi contro le grandi potenze che cercano di soffocare appunto il bambino comunista nella culla. Stalin va avanti per la sua strada, no? E appunto le purghe significherà anche un'ombra orribile sulla storia del comunismo. E qui abbiamo una delle vittime, Bukharin, il quale, la storia di Bukharin è particolarmente dolorosa, perché Bukharin è un grande economista, sociologo, criticato duramente da Gramsci, che mette in luce gli elementi di debolezza della sua teoria, il quale si allea con Stalin. E qui il potere, il gusto del potere, su cui Andreotti ci ha lasciato una massima a voi ben nota. Bukharin si allea con Stalin e si crea una maggioranza, Stalin-Bukharin, che sarà quella che sconfigge la minoranza Trotsky, Kameniev e Zinoviev. La minoranza di sinistra, il gruppo di sinistra, il quale poi Trotsky fa l'errore di fare cartello, creare proprio un gruppo delle opposizioni e quindi questo darà il destro a Stalin per dire vedete questi qua in realtà sono proprio un partito nel partito. Prima l'espulsione, poi la persecuzione, poi l'eliminazione. Bukharin si allea con Stalin contro la minoranza e quindi favorisce la vittoria di Stalin, ma poi, come accade in tutti gli altri casi, finisce in disgrazia lui stesso. Il processo a Bukharin, sapete, queste grandi purghe di solito in qualche caso venivano semplicemente eliminati gli avversari, cioè nel senso che scomparivano. Ma nella gran parte dei casi bisognava educare il popolo e quindi si facevano dei processi pubblici, no, in cui alla fine gli imputati arrivavano a confessare. Avete presente il finale di 1984 del Grande Fratello, quando il finale dice no, Metestà per essere ucciso, alla fine lui, il protagonista, dice lui amava il Grande Fratello, the big brother, il fratello maggiore. Bene, Bukharin subisce questo processo, all'inizio nega, gli vengono addossate delle imputazioni farneticanti, naturalmente, intelligenza col nemico, traffico d'armi, di droga, sesso e rock and roll. Alla fine lui ammette tutto. Ed è una cosa terribile questa. Cioè Bukharin sa che questo non basterà a salvarlo. Cioè, lo fa anche per sfinimento, insomma, cioè, fate di me ciò che volete, per così dire. Ecco, qui noi invece un'immagine, eccolo qua, è lui. E intanto, con la vittoria, via via su questi personaggi, vedete, nasce quello che poi sarà chiamato nel famoso rapporto segreto di Nikita Khrushchev del marzo del 56,
del 20° congresso del PCUS, culto della personalità. Qui vediamo due immagini in Cina, nella Cina di Mao, in cui si festeggia il compleanno di Stalin. Presto avremo altre icone che noi porteremo in giro per le piazze in cui festeggeremo altri. E qui anche dei momenti di tenerezza. Stalin con la sua bambina, non si capisce se stia per strozzarla o un gesto di amore. Ecco, perché ho messo Gramsci dopo? Dice, vabbè, forse è capitato. No, perché il nostro Gramsci, siamo nel 1926, quindi un piccolo passo indietro. Io faccio dei passi avanti e passi indietro, come dice Lenin, due passi avanti, tre passi indietro, per evitare che voi vi addormentiate in un lungo elenco puramente cronologico, così voi tornate indietro. Perché lo metto qui? Lo metto qui perché nel 1926, poco prima di essere arrestato, Antonio Gramsci, esattamente il 14 ottobre, Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26, poco prima di essere arrestato, scrive una lettera. Una lettera che affida all'amico, compagno e sodale di antica data, Palmiro Togliatti, è una lettera da consegnare ai compagni russi. Gramsci in Italia, Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca. In questa lettera Gramsci scrive, dice, da quel che, delle notizie che ho, che abbiamo, queste notizie non mi piacciono. Cioè di quello che sta accadendo in seno al vostro partito. Cioè la lotta interna al partito che è diventata una lotta tra fazioni, non solo, ma una lotta come se fosse due partiti diversi. E ormai la maggioranza intorno a Stalin e Bukharin ha preso il comando e sta esercitando una serie di misure oppressive, o peggio, nei confronti della minoranza. E Gramsci dice, ma come potete trattarli da nemici? Questi sono i compagni, i valorosi compagni che hanno fatto la rivoluzione insieme a voi. Il compagno Trotsky, il compagno Kameniev, il compagno Zinoviev, voi li trattate come se fossero dei nemici. E questo non solo non va bene per la storia del Partito Comunista Russo, ma non va bene per il comunismo mondiale, non va bene per il proletariato mondiale. Perché voi siete l'esempio, voi siete il partito che è arrivato al potere in nome del comunismo. L'esempio che state dando è un esempio negativo. I proletari di tutto il mondo vi guardano, vi guardano. E aggiunge una frase molto efficace. Compagni, voi state rovinando l'opera vostra. State distruggendo ciò che avete costruito. Ciò che il compagno Lenin, che è il punto di riferimento rispetto al quale tutti devono inchinarsi, ha un processo che ha cominciato e ha costruito vittoriosamente. Quindi fermatevi. Togliatti legge questa lettera, la fa leggere a Bukharin, allora alleato con Stalin. Bukharin probabilmente la fa leggere a Stalin e possiamo immaginare la reazione di Stalin. Dopodiché, molto correttamente, Togliatti non prende una decisione isolata, si consulta con altri membri dell'ufficio politico del Partito Comunista d'Italia e Gramsci viene messo in minoranza. Gramsci, che è segretario del partito, viene sconfessato dalla direzione del partito, dall'ufficio politico del partito. Togliatti, dunque, scrive una lettera a Gramsci dicendo, caro Antonio, la tua lettera è sbagliata su tutti i profili, perché tu dai un aiuto alle opposizioni. E le quali opposizioni non sono più recuperabili, dice Togliatti. Ormai si sono messe fuori. Cosa vuoi salvare l'unità del partito? Non esiste più l'unità del partito. Il partito esiste, è l'unità del partito sotto Stalin, sotto la guida di Stalin. Il resto ormai non è più partito addirittura. Quindi dice, non ho consegnato la lettera. Antonio risponde a Palmiro, una lettera dura, dicendo, non hai capito un fico secco, la tua lettera è viziata da burocratismo, dogmatismo, bla bla bla, eccetera. Da allora i rapporti tra i due si rompono, definitivamente. Anche se poi sotterraneamente proseguiranno grazie ad alcuni emissari, il principale dei quali si chiama Piero Sraffa. Bene, il fatto che Gramsci venga arrestato pochi giorni dopo è un fatto che introduce un elemento di discontinuità
come sarebbero andate le cose se Gramsci non fosse stato arrestato? Ci sarebbe stato, come dire, una ridiscussione dei termini della questione? Ci sarebbe stato un riavvicinamento? Avrebbero fatto pace? Non possiamo dire, naturalmente, ma comincia la vicenda di Gramsci in carcere. E come sappiamo, Gramsci in carcere, io non accetto l'etichetta di Gramsci come eretico, ma certamente non possiamo considerare Gramsci un comunista ortodosso. Nel senso che Gramsci comincia a elaborare una teoria del comunismo che sembra recuperare alcuni degli spunti che sono stati forniti da Antonio Labriola, che proprio Gramsci rimette in circolazione nel pensiero italiano, è il primo a rimettere in circolazione Labriola nel pensiero italiano in maniera efficace. Quel comunismo critico di cui parla Labriola diventa il comunismo come umanismo integrale in Marx. Quella frase che Gramsci, ancora prima di andare in prigione, scrive in un articolo del 1919, protestando contro la censura che ha cancellato un articolo, una poesia di Walt Whitman, poeta americano nato un secolo prima, e ha cancellato anche un breve trafiletto redazionale. E Gramsci si indigna dicendo: ma voi sareste i liberali e voi avete paura della poesia, avete paura dell'arte, avete cancellato una poesia dell'Ottocento come sovversiva. E allora dice: noi comunisti non saremo mai come voi. Il comunismo, anzi, comincia la frase comincia con un retorico no. Il comunismo non oscurerà la bellezza e la grazia. E allora lui si fonda anche su una notizia che gli arriva dalla Russia, in particolare da Lunacharsky, il ministro dell'istruzione e della cultura, quello a cui Lenin ha dato il compito di fondare biblioteche in tutti i villaggi della Russia. Ed è che poi Stalin lasciò cadere, cioè facciamo trattori, compriamo trattori invece che biblioteche. Vabbè. E quindi Gramsci vede nel comunismo la realizzazione di un diritto che nel capitalismo è stato cancellato, il diritto per i proletari a godere della bellezza. Come può il proletario che passa 12 ore in fabbrica o nei campi a rompersi la schiena a godere della bellezza? Quando avrà la forza e il tempo di leggere un romanzo? E Gramsci dice ai proletari: voi dovete leggere letteratura, dovete leggere romanzi, dovete leggere poesia. Come potrà trovare la forza di andare a vedere una mostra d'arte? E Gramsci organizza gruppi di proletari che vanno a vedere le mostre d'arte. Come potrà trovare la forza di andare a sentire un concerto di musica? E Gramsci organizza gruppi di proletari che vanno al Teatro Regio a sentire la musica, eccetera, eccetera. E lo vede come un diritto fondamentale e finora trascurato anche nel pensiero comunista. Il diritto alla bellezza. Allora vede nel comunismo anche la possibilità di restituire ai proletari questo diritto obliterato, cancellato, conculcato. E tutta l'elaborazione di Gramsci in prigione è un'elaborazione che per tanti versi ci appare diversa o addirittura contraria a all'ideologia del comunismo che viene prodotta nella Unione Sovietica staliniana. Da tanti punti di vista, approfitto per bere. Perché la parola fondamentale di Gramsci è la parola critica, la scepsi critica. Cioè, quando Gramsci commemora il centenario della nascita di Marx, quindi un secolo fa, dice: ma Marx per noi non deve essere un pastore armato di vincastro. Marx non è l'autore di una dottrinetta, noi siamo i fedeli. Marx deve essere considerato il suscitatore di energie buone. Cioè, da una lettura molto soggettivistica di Marx, insistendo sull'elemento appunto del rifiuto di ogni forma di dogmatismo. Questo vale nella teoria, nel pensiero, ma vale anche nella pratica. E quindi Gramsci ha in mente un comunismo che abbia degli elementi in cui non si obbligheranno gli uomini a essere buoni, che è una frase di Rousseau, che viene poi manipolata. Povero Rousseau, come sei finito? Su una piattaforma ti hanno messo. In cui il comunismo non sarà costruito sulla coercizione, ma sarà costruito a partire
da un grande lavoro pedagogico collettivo. I proletari non possono concedersi il lusso dell'ignoranza. Solo i borghesi possono concedersi quel lusso, perché i borghesi hanno già il potere e la ricchezza, ma i proletari no. E quindi questa insistenza perfino snervante di Gramsci sull'istruzione, istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, tutte le libertà fuorché quella di essere asini. La polemica anche nei confronti dei professori, a loro lasciar passare, e di quei studenti che, e ogni volta quando vedo i festeggiamenti degli studenti che sono appena laureati con le trombette, i coriandoli, bottiglie di champagne, applausi, e ogni tanto io passando mi devo far largo uscendo dall'università da questa folla vociante, cito Gramsci ad alta voce, perché pensano che sono un pazzo, sei il vecchio pazzo che passa, no? Lo studente che è riuscito a strappare lo straccetto di laurea, a lasciar passare la svogliatezza dei professori, che crederà sempre di essere superiore al miglior operaio specializzato, che invece nella sua vita vale 100 volte di più, eccetera. E la polemica anche di Gramsci sulla pseudocultura, fondata sul principio che gli esseri umani sono dei recipienti vuoti da empire e stivare di dati e nozioni, di cui poi ciascuno si farà vanto in ogni situazione. Ecco, un comunismo fondato su, inizialmente lui parla di una democrazia operaia, e quindi l'idea che nasce dall'esperienza, dal tentativo di tradurre in Italia l'esperienza dei soviet russi, i consigli di fabbrica, in cui però nel consiglio di fabbrica, appunto, sul principio della rappresentanza tipica della democrazia liberale, prevale il principio dell'assemblea. L'assemblea in cui si conta non in quanto tesserati. Non mi interessa sapere se sei iscritto alla CGIL o non sei iscritto alla FIOM o non sei iscritto alla FIOM. E all'inizio ai consigli partecipano anche gli impiegati. Non mi interessa sapere se sei sindacalizzato o no. È la democrazia operaia, che è una forma diversa dalla democrazia borghese, la democrazia rappresentativa. Tutto il potere ai soviet, lo slogan della rivoluzione sovietica, appunto. Tutto il potere ai consigli. Il consigliarismo diventa una forma di comunismo alternativo, dal basso, diffuso, che per Gramsci deve nascere dalla fabbrica e poi deve irrorarsi beneficamente arrivando in tutte le realtà territoriali, fino a traguardare la nazione, perché anche Gramsci ha in mente un comunismo che può vincere solo se è internazionale, però il suo realismo gli fa considerare anche le situazioni nazionali. Questa è la tessera di Gramsci, delegato del Comintern. E qui, o dicevo prima, che il comunismo che fallisce in Russia, naturalmente la posizione di Gramsci, come dire, non avrà successo, perché Gramsci queste cose le scrive mentre in galera. E le scopriremo a partire dal 1947, escono le prime edizioni delle lettere, poi dal 48 al 51 i quaderni e poi via via, con delle fasi alterne. Beh, il comunismo che è sconfitto in Europa in realtà ha successo crescente al di fuori d'Europa e dei paesi capitalistici avanzati, per esempio in Asia. In Asia, in particolare in Cina. Qui ovviamente abbiamo visto un attimo, ecco, vedi, quando poi non va indietro e si blocca, ci sono dei personaggi che bloccano la macchina. Mao non piace proprio al sistema. E cioè, sì, uno è Nixon. E qui, vabbè, lì si vedeva Mao, grande. Mao, che qui è lo statista che fa politica internazionale, naturalmente. Nel 1949, come sapete, appunto, nasce la Repubblica Popolare Cinese. Attraverso tutta una vicenda che sappiamo, ma insomma, adesso qui voglio capire perché questo qui mi va così. Lo chiudo, scusate, ecco. Dire che ce l'avevo il computer. Mao morto. Volete vedere Mao morto? Sono un gatto. E appunto, Mao perché sei morto? Com'è così? Mao morto. Però lì vedo un cinese che non capisco se pianga o rida. Non abbiamo parlato della morte di Stalin. Ma comunque dobbiamo parlare, mentre si sta affermando il comunismo in Cina, che ha un carattere particolare, perché Mao vede, questo è molto interessante, vede
un comunismo agrario invece che industriale, un comunismo che parte dalle campagne che accercano le città, no? Una specie di anello di fuoco intorno alle città come centro del potere industriale capitalista. Devo... Vabbè, cioè, concludere con la morte di Mao pare brutto, cioè, voglio dire, cioè. Come con Stalin, anche con Mao si crea un culto della personalità spaventoso. Qui ci sono i famosi libretti rossi, ma contemporaneamente c'è anche un altro filone di socialismo che si sviluppa in Asia. Questo tra l'altro è l'anno centenario di Ho Chi Minh, lo ricordate? Questo è Ho Chi Minh, che almeno è bello da vedere. Bene. Qui torniamo un attimo indietro di nuovo, perché appunto dobbiamo parlare un attimo di questo evento qui. Quell'evento lì lo vedete alla tribuna, chi c'è? Nikita Khrushchev, che sta facendo il famoso rapporto sui crimini di Stalin. Stalin è morto nel 1953, sono passati esattamente 3 anni dalla morte di Stalin, siamo nel 1956. Nel 1956, appunto, in questo alatere del 20° congresso, Khrushchev fa questo rapporto in cui parla delle deviazioni che ci sono state dalla retta linea del comunismo attraverso una serie di errori, ma anche di veri e propri crimini che vengono denunciati, sia pure in maniera ancora morbida. Tenete conto che questo rapporto poi sarà segreto e sarà trafugato, uscirà negli Stati Uniti prima che in Russia. Però questo rapporto sarà fondamentale, questa è un'altra immagine. Questo siamo poi Khrushchev già in anni successivi. No, questo non c'entra nulla, aspettate. No, volevo farvi vedere, ecco, quello di prima, di nuovo è morto. Volevo farvi vedere l'immagine che ci rinvia sempre al 56, e perché il 56 è stato l'anno spartiacque, come è stato chiamato. Sì, ma volevo... Non lo trovo più. 56. Eccolo, quello lì, sì. Eccolo qua. Qui è un testone di Stalin che è stato buttato giù in Ungheria. Siamo ai fatti d'Ungheria dell'autunno dello stesso 1956, quindi un anno cruciale, rivolto in Polonia, rivolto in Ungheria, 20° congresso. È la crisi mondiale del comunismo, per così dire, che avrà risvolti molto importanti in Europa, in particolare in Francia e in Italia. In Italia c'è una emorragia di iscritti dal Partito Comunista, in particolare di intellettuali. C'è un tentativo anche di un gruppo di intellettuali, il famoso Manifesto dei 101, che criticano il modo con cui l'Unità ha dato la notizia dei fatti d'Ungheria. Volevo farvelo vedere, ce l'avevo anche. Vabbè, qui siamo arrivati molto oltre, ma insomma, quello è bello. Va bene. Allora, questa vicenda, la crisi del 1956 era una crisi straordinaria. La gran parte del mondo intellettuale che era legato al Partito Comunista prenderà le distanze, anche se ci saranno una tripartizione, molti usciranno dal partito e non entreranno più, alcuni di loro diventeranno anticomunisti. Alcuni usciranno dal partito ma rimarranno vicini al Partito Comunista senza più entrare. Altri addirittura rientreranno. Italo Calvino sarà di quelli, diciamo, della seconda specie, per esempio, che uscirà poco dopo, però non subito, e poi in una lunga intervista uscita negli anni 70 dirà: io sono stato stalinista. E vi dico anche perché. Per me Stalin era colui che aveva sconfitto Hitler. Questa è la chiave di volta. Questa chiave di volta la troviamo in moltissime giustificazioni dell'operato di Stalin. E tra l'altro, se andiamo a vedere, ne avevo anche... le prime pagine di quotidiani italiani, ma non solo, quando muore arriva la notizia della morte di Stalin, cioè il Popolo, organo della Democrazia Cristiana, è morto un grande difensore della pace, dei popoli di tutto il mondo, il Popolo. Ma tutti i giornali leggono, e i funerali, la morte di Stalin suscitò un'ondata di commozione, secondo Paolo Spriano, in Italia più forte che in Russia. Dice Spiano, in Russia passò praticamente inosservata. Cioè, anche questo significherà qualcosa. Invece in Italia, dice Spriano, ci fu una... Stalin veniva visto non solo colui che aveva sconfitto l'hitlerismo, ma colui che era stato il grande difensore dei popoli.
diciamo, intanto altre, come dire, la vicenda del comunismo italiano a partire dal lento, difficile superamento del rapporto con Mosca, bisogna arrivare al rapporto, al diario di Alta, al memoriale di Alta di Palmiro Togliatti, che muore poco dopo, e il lungo, difficile processo di destalinizzazione, che coinvolgerà in realtà poi tutti i paesi, più o meno tutti i partiti comunisti al potere o non al potere. E tutto questo ci porterà poi, e qui sto proprio facendo delle corse mostruose, ci porterà, mentre si arriva a una, come dire, a una sorta di deriva che porterà agli eventi dell'89-91, però sono nati altri focolai comunisti, in particolare in America Latina. Quindi c'è un focolaio di comunismo in Asia e c'è un focolaio di comunismo in America Latina, che ha basi teoriche complesse e non è solo pratico, in cui, beh, qui vediamo i due eroi, diciamo, canonici della rivoluzione cubana, che vince nel 59. E, diciamo, il comunismo diventa una presenza ingombrante. Se nel 48 Marx scrive "Uno spettro si aggira per l'Europa", e lo spettro del comunismo, un secolo dopo si può parlare di questo spettro come una realtà istituzionale con cui gli stati capitalistici devono fare i conti in qualche modo. Quindi il comunismo che in Europa si istituzionalizza in alcuni partiti, e in particolare, come sappiamo, quello italiano e quello francese saranno i partiti principali dell'Occidente, che poi saranno coinvolti, e qui siamo negli anni 70, in quell'esperimento del cosiddetto eurocomunismo, che cercherà di conciliare, diciamo, la democrazia liberale con i principi comunisti, un esperimento che poi non arriverà al potere. Ma ci sono anche forme di comunismo, diciamo, che cerca di trovare una via propria, differente da quella moscovita. Pensiamo alla Jugoslavia di Tito, naturalmente, che avrà dei rapporti molto difficili e spesso conflittuali con l'Unione Sovietica. E ovviamente i tentativi di sganciarsi da Mosca produrranno reazioni non sempre amichevoli in Mosca. I fatti di Cecoslovacchia del 1968 sono ben noti. Prima abbiamo visto anche un'immagine, eccolo qua, Dubček, che è stato un po' l'eroe, il tentativo, il cosiddetto comunismo, il comunismo dal volto umano, per così dire, e come sappiamo anche in quella circostanza l'Unione Sovietica reagì con i carri armati. E anche in quella circostanza però il Partito Comunista Italiano ebbe una posizione, diciamo così, oscillante e ambigua sostanzialmente. Ma intanto il cammino verso il distacco da Mosca era cominciato, e poi troverà in Italia, ovviamente, l'abbiamo visto prima, vabbè, questo siamo arrivati già a Gorbaciov, troverà, quello è Tito, questo è Fidel, questo è la via jugoslava, questo è Milosevic. Arriverà alla... è Pasolini sulla tomba di Gramsci. C'è anche, volevo arrivare appunto anche a Pol Pot, nella scia del comunismo asiatico, si arriva a Pol Pot. Pol Pot, che è un personaggio quasi da operetta, se vogliamo, no? Ma una tragica operetta, naturalmente, in cui, altro che obbligare a essere liberi, c'è la pretesa di intervenire sulla testa delle persone, e se la testa delle persone non cambia, le si taglia semplicemente. Il comunismo da utopia diventa distopia, per così dire. Naturalmente uno potrebbe dire, come un libro di qualche anno fa di Aurelio Lepre, "Che c'entra Marx con Pol Pot?", si intitolava. Ecco, devo dire che c'entra poco. Ma io vorrei chiudere però in questa vicenda, che è una vicenda anche di errori e di orrori, ma anche di grandi momenti di libertà. Vorrei arrivare a chiudere, questo è Palmiro Togliatti in un comizio, e torniamo a questa immagine, torniamo a Lenin. E qui è interessante questa immagine, vedete che Lenin fa un comizio e sotto, accanto, si vedono Trotsky e l'altro è Zinoviev. Questa immagine è stata ritoccata poi in età staliniana,
E l'immagine poi diffusa è stata, si vedono qui, le due figure sono state rimosse e si vede solo Lenin. Sistematicamente degli addetti alla propaganda faranno questo lavoro con tutte le immagini, che è esattamente ciò che ci racconta Orwell nel Grande Fratello, no? Cioè la riscrittura dei giornali. Orwell ci racconta la riscrittura dei quotidiani, addirittura, no? Del passato. Qui si fa la stessa cosa. E addirittura Stalin scriverà una storia del Partito Comunista, tra parentesi B, bolscevico dell'Unione Sovietica, in cui non cita Trotsky, cioè in cui Trotsky non c'entra nulla. Però io vorrei chiudere questa storia di errori, orrori, vorrei concludere con il 1989 e prendo il telefono perché mi sono fotografato una citazione che vi volevo leggere in chiusura. Siamo nel... non siamo nel... dopo la caduta del muro, siamo quando il muro è ancora su, ma è pericolante, diciamo così. È un muro pericolante. Siamo esattamente... il 9 giugno 1989, colui che è stato il mio maestro, Norberto Bobbio, scrive un articolo sulla stampa, Bobbio liberal democratico, scrive un articolo intitolato L'utopia capovolta. L'utopia capovolta è il comunismo, è quello che poi François Furet chiamerà il Dio che ha fallito. L'utopia capovolta la scrive perché scrive nel giugno 1989? Sono i fatti di piazza Tiananmen, quindi della repressione cinese nei confronti di tentativi di dissenso, eccetera, eccetera, che si verificano più o meno mentre nell'Unione Sovietica Gorbaciov sta portando avanti il suo tentativo di glasnost che non sa controllare. Anzi, la reazione, secondo me, del potere cinese è esattamente un tentativo di andare in direzione opposta e contraria a quella di Gorbaciov, che infatti Gorbaciov sta andando a schiantarsi. Allora, scrive Bobbio, la catastrofe del comunismo storico è sotto gli occhi di tutti. Del comunismo come movimento mondiale nato dalla rivoluzione russa, di emancipazione dei poveri, degli oppressi, dei dannati della terra. Il moto di disfacimento sta diventando sempre più veloce, al di là di ogni previsione. Bobbio era quasi stupito, esprime stupore. Questo non significa ancora la fine dei regimi comunisti, che invece è dietro l'angolo, perché comincia con la vicenda del muro. Dice, e così via. E poi fa riferimento ai fatti di Ungheria, no, del passato, eccetera, eccetera. E dice che appunto c'è un fallimento non solo dei regimi, ma anche della rivoluzione ispirata all'ideologia comunista, intesa come ideologia della trasformazione radicale di una società considerata oppressiva e ingiusta, in una società tutta diversa, libera e giusta. Questo, dice Bobbio, sostanzialmente era una grande, generosa utopia, che non poteva che fallire davanti a quelle che sono le dure repliche della storia, cioè della realtà. La Realpolitik sconfigge la politica dell'utopia. Nessuna delle previsioni dei comunisti, che sono in fondo le stesse previsioni dei grandi utopisti, dice Bobbio, si è realizzata. Quelle di Tommaso Campanella, quelle di Thomas More. No? E quindi da qualche modo fa riferimento anche a alcuni degli elementi del fallimento, eccetera. Ma il finale dell'articolo è sorprendente, però, dopo aver descritto anche in chiave storica, oltre che teorica, le ragioni di questo fallimento. Bobbio pone alcune domande e dice, in un mondo di spaventose ingiustizie, com'è ancora quello in cui sono condannati a vivere i poveri, i derelitti, gli schiacciati da irraggiungibili e apparentemente immodificabili grandi potentati economici, da cui dipendono quasi sempre i poteri politici. Cioè Bobbio che dice che i poteri politici dipendono dai grandi potentati economici. Ma mi sei diventato marxista, Bobbio. Anche quelli formalmente democratici? Ebbene, in questo mondo di grandi ingiustizie, il pensare che la speranza della rivoluzione, quella teorizzata e talora messa in atto dal comunismo, che quella speranza sia spenta e sia finita solo perché l'utopia comunista è fallita, significa chiudersi gli occhi per non vedere. Questo è il problema
davanti al quale ci troviamo, ci dice Bobbi. Il comunismo storico è fallito, insiste, storico, ma i problemi restano, proprio quegli stessi problemi, se mai ora nel prossimo futuro su scala mondiale, che l'utopia comunista aveva additato e ritenuto di poter risolvere. Questa è la ragione per cui è da stolti rallegrarsi della sconfitta e, fregandosi le mani dalla contentezza, dire: l'avevamo sempre detto. Dopodiché Bobbio si rivolge a quelli che si fregano le mani in quel momento: o illusi, credete proprio che la fine del comunismo storico, apre una parentesi, insisto sullo storico, chiusa la parentesi, abbia posto fine al bisogno e alla sete di giustizia? Non sarà bene rendersi conto che se nel nostro mondo regna e prospera la società dei due terzi, che non ha nulla da temere dal terzo, dei poveri diavoli, nel resto del mondo la società è dei due terzi, o addirittura dei quattro quinti, o dei nove decimi, e quell'altra, cioè quella dei poveri diavoli? La democrazia ha vinto la sfida del comunismo storico, ammettiamolo, ma con quali mezzi e con quali ideali si dispone ad affrontare gli stessi problemi da cui era nata la sfida comunista? E io chiudo con questo interrogativo. Grazie. Domanda. Allora io saluto tutti e vi ricordo che il 18 aprile c'è la seconda lezione del ciclo che riguarderà leadership e consenso nelle dittature fasciste del professor Cavazza dell'Università di Bologna.